qua per girarvi un video molto molto particolare che mi avete richiesto tantissime volte, cioè di dire appunto le mie applicazioni preferite, quelle che preferisco tra tutte quelle che ho e che vi ho già fatto vedere negli scorsi WhatsApp iPhone, che tra l'altro, piccola parentesi, farò anche l'update un attimino più avanti. Comunque appunto oggi vi faccio vedere le mie tre applicazioni preferite, che sono le mie applicazioni salvavita perché le utilizzo praticamente sempre. La prima di cui vi voglio parlare si chiama Snaps. Ogni volta che vi parlerò di un'applicazione vi metterò l'iconcina qua, così se la volete scaricare potete farlo. Questa applicazione è una nuova applicazione appunto uscita da pochissimo, io già me ne sono totalmente innamorata e i creatori di questa applicazione mi hanno contattato per appunto parlarvene, io ve ne avrei parlato lo stesso perché praticamente la stradoro e potete seguirmi, qua vi lascio il nickname e ve lo lascio anche qua sotto, così appunto potete seguirmi, possiamo condividere le nostre appunto preferenze, le nostre cose che ci piacciono. È un'applicazione dove si possono creare degli scaffali, si chiamano così, dove praticamente potete intitolarli come volete, potete mettere i trucchi, i profumi, le vostre scarpe, quello che preferite. Per creare questi vari scaffali è facilissimo, basta che andate su My Stuff, cliccate sul più e appunto potrete creare qualsiasi cosa, appunto di qualsiasi argomento. Per ora appunto come vedete io ho creato quella dei miei rossetti della MAC, le unghie in gel sapete che sono la mia passione e poi appunto i profumi. In basso c'è la sezione news dove ci sono, vabbè, vi fanno vedere tutte le cose, le preferenze che vi possono piacere, esplora appunto dove potete cercare voi quello che vi interessa. Il più appunto per aggiungere delle foto appunto ai vostri scaffali che già avete fatto, i vostri scaffali che possono essere anche messi in privato. Appunto potete condividerli e poi c'è il vostro profilo, insomma molto tranquillo, potete fare davvero quello che volete. Io la adoro perché è un'applicazione che vi permette di consigliare agli altri qualcosa perché potete anche votare i vostri oggetti e in più appunto potete anche vedere quello che vi interessa, magari un paio di scarpe, ve lo fanno vedere anche indossato a volte, insomma secondo me è un'applicazione molto completa perché è fatta benissimo, strafacile da utilizzare. Io personalmente l'avevo scaricata appunto all'inizio appena uscita e me ne sono totalmente innamorata perché è proprio quel genere di applicazione che chi ama il fashion, la moda, i trucchi come me deve assolutamente avere. Quindi vi lascio qua sotto il link per scaricarla perché è totalmente gratuita, cioè sia per iPhone sia per Android. Quindi andate, scaricatela e se volete, se l'avete già scaricata, commentatemi qua sotto il vostro nick così magari vado a dare un'occhiata e se volete appunto aggiungetemi così vedrete tutto quello che poi andrò a pubblicare insomma nel corso del tempo. L'altra applicazione di cui non posso non parlarvi perché è stata una delle mie preferite fin da quando ho avuto l'iPod, l'iPhone eccetera è WeHeartIt. Questa è un'applicazione molto simile in realtà a Tumblr perché ha immagini molto particolari, molto, molto stile comunque figo, americano, insomma quelle cose lì. Io personalmente ci cerco soprattutto gli sfondi oppure quando devo creare un trucco in particolare, magari appunto vado a vedere un attimo, metto magari brown makeup e ve ne escono tantissimi. Per salvare le foto basta che tenete premuto il dito e appunto poi vi escono le varie opzioni. Tra cui appunto salva foto, oppure c'è l'opzione condividi, usa come copertina appunto sul vostro profilo di WeHeartIt, appunto salva, segna le immagini che vabbè insomma sappiamo tutti a cosa serve e visualizza la fonte appunto che vi rimanda al profilo della persona che ha pubblicato la foto. In più sopra c'è la barra per cercare appunto le opzioni che volete. Io soprattutto come vi ho detto prima ci cerco tantissimo gli sfondi, quindi quando mi chiedete dove hai preso questo sfondo, la maggior parte delle volte è sicuramente su WeHeartIt. Sotto appunto tra la barra delle opzioni ci sta la casetta dove vabbè vi lascia delle immagini standard, magari quelle più ricercate del momento. Poi appunto c'è la ricerca più per aggiungere appunto un'immagine che volete. Poi vabbè le chat e il vostro profilo, dove vi salva praticamente tutte le immagini a cui avete messo un cuoricino magari o comunque che avete aggiunto alla cartellina, perché potete creare anche delle cartelle tipo io non so, ho creato i One Direction e ci ho messo dentro tutte le immagini che ho trovato dei 1D che mi piacciono. Quindi anche questa è un'applicazione stra 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 completa, io mi ci trovo davvero bene perché tutte queste che vi sto dicendo sono strafacili da utilizzare, anche perché io non sono questo gran genio nella tecnologia. E appunto questa è assolutamente una delle applicazioni che, per quanto mi riguarda, dovrebbero avere tutti perché è davvero favolosa. Penso che comunque la conosciate tutti.
L'ultima applicazione invece è un'applicazione per chi è super patita di film, di cinema come me, dovete assolutamente averla, si chiama Todo Movies, è un'applicazione che vi permette di sapere le varie uscite dei film e appunto di aggiungere un particolare film tra la vostra lista dei film da guardare. E quindi quando lo aggiungete vi dice anche appunto quando usciranno poi al cinema. È fatta benissimo, è in italiano. La prima sezione praticamente vi fa vedere tutti i vari generi di film, quindi magari se volete anche, che ne so, un giorno non sapete cosa fare, volete vedervi un film, andate qua e davvero trovate il mondo. Quindi magari cliccate sul fantasy, ve ne escono davvero tantissimi. Come vi dico prima, potete aggiungerli appunto con il più che trovate in basso per appunto vederli poi in seguito quando usciranno o se sono già usciti, comunque lo volete vedere, non volete appunto scordarvelo, lo aggiungete tra quelli da vedere. Sotto poi ci sono le liste, appunto quelli da vedere, come vedete io ne ho parecchi ancora da vedere, ho aggiunto anche tutti i miei Avatar, che è il mio film preferito di tutti, quindi non potevo non aggiungerlo. E poi c'è la lista di quelli già visti, appunto ci mettete una V verde quando appunto lo vedete, basta che cliccate su uno dei film da vedere e cliccate appunto sulla V e ve lo aggiungerà poi all'altra cartellina. Quindi magari se siete in dubbio, l'ho visto o non l'ho visto questo film, andate e vedete appunto se l'avete visto, avete tutto scritto. Sotto c'è anche il reparto di ricerca, naturalmente per cercare il film che più vi piace. Io adesso vi ho fatto l'esempio con Allegiant, che è appunto una della saga di Divergent. Poi abbiamo le notizie su tutti i film, sulle celebrità e in generale appunto su quello che vi interessa, insomma ce ne sono varie, in realtà sono scritte più che altro in inglese però sono facilissimi da leggere. E poi vabbè, le impostazioni. Quindi anche questa è una delle applicazioni che io vi straconsiglio perché è una roba assurda, soprattutto ripeto, io che amo i film, per chi mi segue da tanto lo sa, sto praticamente un giorno sì e un giorno no al cinema e questa è assolutamente da avere. Detto ciò, io spero queste applicazioni vi siano piaciute. Scrivetemi qua sotto con un commentino appunto il vostro account di Snaps, se lo avete, se vi piace, come vi trovate, se non conoscevate le altre due applicazioni o se già le conoscevate, perché insomma sono sempre curiosa di sapere i vostri pareri. Detto questo vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!